una terra di conquista per ecomafie e imprese senza scrupoli, meta designata di rifiuti pericolosi e non provenienti da mezza Italia. È questo il quadro che emerge dagli interventi che si sono susseguiti nell'incontro che il Comitato per Senise e Rifiuto ha organizzato nella cittadina sinnica sabato scorso. In una affollatissima sala del complesso San Francesco, il comitato cittadino, che ormai da tempo lotta contro la realizzazione dell'opificio dei rifiuti che dovrebbe nascere in contrada Santa Lucia, ha invitato a parlare il senatore Bartolomeo Pepe, ex 5 Stelle e oggi al gruppo misto, attualmente membro della commissione per le ecomafie e autore di una interrogazione parlamentare nella quale chiede lumi circa il fatto che cospicui finanziamenti pubblici vadano a società già condannate per traffico illecito di rifiuti e crimini contro l'ambiente. I toni e i contenuti del suo intervento al convegno di Senise sono stati duri e allarmanti. Ve ne proponiamo una sintesi. Quando ho visto praticamente passare i camion della Monessa, assolutamente le discariche di Chiaiano, Taverna del Re, cioè tutte le volte lo stesso modus operandi, la stessa cosa. E guardate, quello che dovrebbe farvi riflettere non è tanto che praticamente hanno preso gente che praticamente poteva, che è stata condannata, perché è normale, quella si presta a fare a un disegno molto ma molto più superiore. Quello che dovrebbe farvi riflettere non è tanto che vi porteranno un opificio che da noi si chiama Stidro CDR, ma non è tanto il problema del CSS, quello è un falso problema. Attenzione, quello che vi stanno portando è lo smaltimento dei rifiuti tossici in un bacino idrico che è il più grande d'Europa. Cioè, fra le scelte peggiori che si possono fare è fare uno smaltimento laddove c'è acqua potabile. È un omicidio. Questa scelta porterà porterà centinaia di migliaia di casi da qui in Puglia di problematiche, perché se si inquina l'acqua è quella che è l'affetto memoria, l'acqua è l'elemento più bello che noi possiamo avere, c'è la memoria dell'acqua. Noi siamo fatti al 70-80% di acqua, se viene inquinata l'acqua ci hanno fregato la vita, il futuro nostro è quello dei nostri figli, e quello è il più grave delitto ambientale che si possa fare, è quello di uccidere l'acqua. Quindi attenzione, perché lo vogliono fare qui? Con tutto spazio che c'è stato proprio in campo. Non vi fa riflettere questa cosa? Non ci pensate. Cioè, come mai tutte le scelte, ogni volta che si deve fare una scelta per l'ambiente, si sceglie sempre la cosa peggiore, che costa di più, a massimo impatto ambientale. L'incineratore è stato superato. Abbiamo delle tecnologie che possono fare addirittura trasformare il rifiuto in vetro. Qua stiamo ancora a parlare dell'inceneritore, una sorta di Eldorado dei rifiuti tossici. Ve l'hanno messi dappertutto. La metti in ogni discarica, non c'è buco che non ci vede rifiuti tossici. Hanno inquinato le falde, sono per la maggior parte compromesse. L'unico, una delle poche rimaste integre è questa qua. Dovete combattere fino all'ultimo uomo per cercare di salvare questa qua. Dovete inventarvi qualcosa, fate il comitato, cominciate a prendere gli avvocati, fate delle class action, perché altrimenti non ne uscirete. Vengo dalla Campania, abbiamo perso tutte le battaglie lì, non ce n'è una che ne abbiamo vinto. In Cinetone della Cerra, dove io c'ero e non c'era lui, ok? L'abbiamo persa la battaglia, stanno bruciando tonnellate, stanno bruciando le comballe. Il cenitore, come si chiama? La Taverna del Re, l'abbiamo persa, che ha 93 discariche illegali, 93, dove dentro ci sono rifiuti tossici, 93, pieni di rifiuti tossici. Vengo dal Veneto, 400 ex cave, ok? Pieni di rifiuti tossici. Cosa vuol dire questo? Cosa sta accadendo in Italia? Le navi sono state, non so quante navi affondate nel Mediterraneo, nell'Oro, nel Tirreno, piene di rifiuti tossici. In Lombardia stanno arrivando camion pieni di rifiuti tossici dall'est europeo, addirittura dall'Australia. Andate a vedere lì, mettete Lombardia rifiuti tossici. Cosa sta accadendo? Ma veramente quello che dobbiamo cercare di renderci conto è che veramente ognuno deve difendere in maniera come dire, quasi col coltello fra i denti, cercare di salvare quella porzione di terra dove ognuno appartiene.
Io ci ho provato, ci sto ancora provando. Provateci voi e speriamo che ce la caviamo. Grazie. Prima del senatore Pepe era intervenuto anche Giuseppe Di Bello, che ha lanciato l'allarme per l'invaso di Monte Cotugno, le cui acque, come egli stesso ha rilevato da una analisi su campioni prelevati dall'invaso, è una vera e propria eccellenza. Sarebbe un atto criminale, ha spiegato, se una tale mole di risorsa idrica che disseta parte della Puglia e della Basilicata dovesse essere inquinata da un opificio collocato a 200 metri di distanza. Negli interventi è stato posto l'accento anche sul fatto che la scelta di collocare a Senise l'opificio avviene in assenza di un piano regionale dei rifiuti, cosa che non lascia tranquillo l'intero territorio senisese, che rischierebbe in tal modo di essere individuato come area strategica per lo smaltimento dei rifiuti. Circostanza questa sottolineata anche dal consigliere regionale Gianni Rosa, che ha poi consegnato al comitato il famoso carteggio più volte chiesto e mai ottenuto. Per me, ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, è stato semplicissimo reperirlo negli uffici della regione. Al di là di tutto, ora anche questo intoppo è superato e il quadro d'insieme dovrebbe essere più chiaro.